superiore alle aspettative, anche perché la dottoressa ha dovuto ridurre una conferenza di due giorni, no, di un'ora in 9 minuti. Accolgo allora la dottoressa Vivo, intanto che si prepara con questo saluto apistico. Vediamo in viola e il 31 dicembre, sì,
entro il 31 dicembre di ogni anno devono essere comunicate le variazioni di consistenza degli alveari, se del 10% o in più o in meno, lo dice l'altro dispositivo regionale. Per favore, anche questo spero venga fatto. O lo comunicate a noi o lo comunicate al consorzio apistico, va bene uguale, ci scambiamo le informazioni. Per il primo punto, l'obbligo di registrazione, la normativa dice che può essere fatto anche tramite organismi associativi, ma abbiamo scelto insieme di farlo fare nelle sedi dei servizi veterinari perché sono diffuse su tutto il territorio ed è un'occasione poi per fare delle domande specifiche agli apicoltori. Poi le denunce vanno fatte dove? Nel servizio veterinario competente per il territorio in cui si svolge l'attività prevalente, anche questo è un servizio in più, perché ci possono essere apicoltori che hanno apiari posti in comuni diversi e non solo, in province diverse, quindi sarà compito nostro poi facilitare, ed è successo già, all'apicoltore il percorso inviando la documentazione all'altra ASL e poi l'apicoltore riceverà da quest'altra ASL che cosa? Il codice aziendale. Quindi è a carico del servizio veterinario, una volta ricevuta la domanda di iscrizione, provvedere ad assegnare al codice aziendale per ogni apiario stanziale un codice per ogni apiario come fosse un qualsiasi altro allevamento zootecnico. Dunque la norma dice anche un solo, non solo gli apiari, un solo alveare, quindi chi ha un solo alveare lo deve iscrivere. Procedo sempre con l'articolo 5, questo è importante, ancora la regione non si è espressa tramite il manuale operativo, ma sappiamo che sarà breve, forse settembre-ottobre. Nelle more di questo io ho sempre consigliato chi si è iscritto, mettete un cartello a costo zero, semplicissimo, un bastoncino con un foglio plastificato che dove è riportato il codice che vi è stato assegnato. Qui vuol dire che questo apiario è censito e registrato alla ASL, è perfettamente legale. Volo sull'articolo 6 perché parla dell'autoconsumo. Esagerato, cioè noi veterinari puntavamo a 5 alveari per apicoltore, la regione ha voluto dare 10 e questo si presta, che è un quantitativo di miele spropositato, si presta a delle interpretazioni un pochino larghe. L'articolo 7 della legge 33, guardiamo solo la parte finale, sottolineata in bianco e nero. Comunque, quello sottolineato, che gli apiari abbandonati, attenzione signori, o non denunciati, sono ispezionati, quindi possono essere sottoposti ad ispezione da parte del servizio veterinario del territorio insieme a un tecnico del consorzio apistico. Quindi un motivo in più per iscriversi. Attenzione che se non si trova il proprietario e l'apiario viene considerato pericoloso perché magari si evidenzia che c'è peste americana, viene distrutto e le spese poi sono dal comune, viene fatta rivalsa al proprietario. Perché l'importanza dell'iscrizione? Signori, le api sono animali zootecnici come qualsiasi altro animaletto, conigli o bovini che siano, perché producono alimenti. L'iscrizione all'anagrafe apistica quindi vuol dire ovviamente legalità e non sommerso. Tutela dell'ambiente e del patrimonio apistico, vediamo perché dopo, e ovviamente tracciabilità dei prodotti, sicurezza alimentare e salute pubblica, è ovvio perché producono alimenti per l'uomo. Vado all'altro punto importante, che secondo me è questo, articolo 8 della legge 33, uso dei fitofarmaci e morire delle api. La legge regolamenta l'uso dei fitofarmaci durante il periodo di fioritura, lo regolamenta e lo proibisce, io leggo testualmente, è una riga. Durante il periodo di fioritura sono vietati, durante il periodo di fioritura, i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi su vegetazione spontanea, colture erbacee
qualcuno che fa questo lo deve segnalare. Non so a chi, dottor Taffetani, però di fatto io già ho fatto qualcosa nel mio piccolo. Però è così. Anche le vegetazioni sotto devono essere prima sfalciate e seccate. Bon, quindi questa lo dice la legge. Poi ogni moria di api deve essere segnalata al servizio veterinario dell'ASUR per l'accertamento delle cause. Quindi anche questo, se abbiamo del sommerso, se abbiamo apicoltori che non sono censiti, come facciamo poi a sapere quanti sono i danni da fitofarmaci? Quanti sono? Non è possibile, tutt'oggi in Italia la situazione è questa, c'è tanto sommerso e non c'è ancora veramente l'entità del danno. Io personalmente ogni anno vado su gravi danni, gravi morie di api, su girasole, incredibile ma vero, mi chiamano chi? Gli apicoltori, su girasole non si fa niente, però muoiono lì, mi chiamano gli apicoltori transumanti, quelli dall'Abruzzo, perché qua non chiama nessuno, muoiono solo quelli di fuori? Ma ricordiamo che è attivo anche il servizio spia del CRA API con questo numero telefonico che è pubblicizzatissimo, lo possiamo dare noi sul sito del CRA API e lavoriamo insieme. L'anno scorso ero sola, quest'anno abbiamo fatto una ispezione congiunta. Ultima, allora questo è uno schema complesso che non è difficile che lo possiamo, che abbiamo elaborato noi con fatica per cercare di capire noi veterinari cosa fare, ma è utile per tutti. Cerchiamo di vederlo in verticale se riuscite a vedere, autoconsumo è fuori, produzione primaria e produzione post primaria. I produttori primari con due tipologie di allevamento, massimo 50 alveari e indeterminato. Entrambi, mentre il massimo 50 alveari ha diritto al laboratorio di smielatura e confezionamento temporaneo, quello con numero indeterminato deve fare un laboratorio ad hoc. E questi, chiudo, sono disponibili per tutte le spiegazioni in ufficio. Due minuti, dopo mi interrompo. Allora, guardiamo in verticale la primaria e la post primaria, no? Il produttore primario sappiamo chi è, quello che fa solo miele e vende direttamente. Non fa il post primario è quello che può fare queste tre cose, raccoglie altri che vanno a smialare da lui, fa delle produzioni miste di miele con altre cose, idromele, miele, nocciole, eccetera, e vende all'ingrosso, non vuol dire infusti, all'ingrosso, cioè fa contratti con grosse catene di distribuzione, quindi è limitato. Però chiunque, anche se ha 5 capitato famiglie, vuole fare il post primario, lo faccia, lo fa. Fa il laboratorio, fa l'HCCP e segue il percorso NIA con le sportelli SUAP. Ok? Quest'altra categoria che è la pletora, la più grande, la produzione primaria, quindi hanno diritto al laboratorio temporaneo o non dedicato, quelli che fanno fino a 50 alveari e gli altri indeterminati hanno un laboratorio ad hoc, ad uso specifico. Entrambi fanno domanda solo ai servizi veterinari pagando 25 euro con un modulo allegato 1 ad hoc. E che cosa fanno? Uguale, solo che in più le caratteristiche poi le vediamo in ufficio perché sono semplicissime, c'è una relazione tecnica, una piantina, entrambi devono portarci una relazione tecnica, una piantina, planimetria lo vedete, in più quello che fa il temporaneo ogni anno deve ricordarsi di darci un foglio dove dichiara il periodo di utilizzo del suo ambiente, che può essere anche la cucina di casa. Cosa fa la produzione primaria? Solo le buone pratiche, non fa l'HCCP, ricordiamoci, l'HCCP lo fa solo il post primario e le buone pratiche per la parte di allevamento le fanno tutti. Il Consorzio Apistico di Macerata ha mandato a tutti gli apicoltori il manualino delle buone pratiche, inteso come minimo
attivismo sindacale, cioè quello va fatto, se no non ci sei.